Ciao, questo sono io e sono uno come te. Cercherò di essere sintetico, non sono un rapper ma ho scelto il rap. Già, ho troppe parole inespresse, sono logorroico, logorroico, ripetitivo come i giudizi superficiali che sputano addosso. Vivo e convivo con questa rabbia zen che mi fa essere duro, maledetto e fragile come un bohemien. Volevo uccidermi due volte, forse tre, perché? Non lo so, lo sa soltanto Dio. Ciao zio, mi hanno detto sei stravagante, vivi di sarcasmo, fai battute grezze, ora vuoi anche fare quello commovente? Voglio il mio diritto di piangere, di amare, di esprimermi come mi pare. Triangolo, scaleno, tre lati di me, tripolare, nuoto a malapena in un oceano, tutt'altro che pacifico. Questa è una cazzo di guerra e quello che dico non lo rettifico. Sono uno sfigato della scuola, noioso da guardare, ho due biglietti per lo show e nessuno con cui andare. Sveglio nella notte perché il giorno fa troppo rumore, corro e sbaglio sempre deviazione. Brinderemo a quello che non basta mai, ci sarò purché finisca bene. E beh, direi che si è presentato benissimo da solo il nostro ospite per questa intervista, Michele Bonfitto. Ehi, benvenuto, ciao. A Mitico Channel. Da quanto tempo? Vabbè. Noi siamo amici di vecchia data. Esatto, lo hai rivelato tu, noi ci conosciamo dai tempi che... ecco, tu sei partito da un gruppo che si chiamava i Wolf Diamond. Poi ti abbiamo conosciuto come Gabriel Wolf, gli I Wolf. E poi adesso ti presenti al pubblico come Michele Bonfitto. Sì. Allora, prima di tutto partiamo, perché questo legame è così forte con il lupo, con la figura come quella del lupo, e perché oggi ti vuoi presentare al pubblico come te stesso, come Michele Bonfitto? Allora, in realtà sono sempre stato appassionato di cultura indiana, quindi gli animali totem, comunque gli indiani, pelle rossa, gli Cherokee, gli Apache, adoravano sempre gli animali perché per loro rappresentavano un qualcosa, l'aquila come libertà, il lupo come coraggio e non solo, anche come onestà verso il branco, quindi verso gli amici in questo caso, e quindi sono sempre stato legato al lupo per quello che rappresenta secondo la cultura indiana, perché mi ci rivedo molto. E quindi infatti, come hai già annunciato tu, l'ho più o meno portato avanti in ogni mio progetto, però adesso, dopo varie peripezie, diciamo vicissitudini artistiche, ho deciso di togliere completamente nome d'arte, maschere, perché citando J-Ax, quando un artista si nasconde dietro un nome d'arte è perché in realtà vuole sentirsi un po' un supereroe, come Clark Kent, Superman, insomma come tutti i supereroi più conosciuti, e invece questa volta in questo progetto, che penso che sarà quello che porterò avanti per tutta la vita, ho voluto assolutamente togliere questo nome d'arte e presentarmi come me stesso, quindi senza filtri e senza maschere, quindi nome e cognome. Ecco, purché finisca bene, già quasi 3.000 visualizzazioni su YouTube, senza calcolare quelle su Facebook, su Instagram e tutti i social network che stai portando avanti. Ecco, quanto è importante il rapporto per un artista con i social network e i propri fans? Io immagino sia fondamentale. Sì, ma assolutamente, perché oggi si sente ancora spesso dire, da ovviamente musicisti e artisti di vecchia data, dici no vabbè, se la musica è bella andrà da sola, il discorso dei social è un po' da youtubers, no? Invece secondo me adesso vanno di pari passo, infatti adesso c'è sempre meno spazio per la musica all'interno dei media, delle televisioni, e quindi naturalmente il web è diventata una vetrina più democratica secondo me, cioè nel senso tu metti la tua roba sul web, c'è il feedback, il riscontro immediato tra l'altro del pubblico, cioè se piaci piaci e vai avanti, se non piaci ti segano subito, insomma, quindi... Sostanzialmente secondo me è una cosa molto importante come vetrina, perché è una vetrina come le altre, l'importante è cosa ci metti dentro. Certo, quanto più democratico ci sia, dicevi fondamentalmente. E tu i social li usi molto, e io partirei da una collaborazione tra virgolette che hai con O Professore. Sì, sì, sì. E quindi quella che è una tua trasmissione autoprodotta fondamentalmente, che è Una matricola dal professore. Ecco, di che cosa parla Una matricola dal professore? Come si svolge? Quali sono gli appuntamenti?
Sì, allora noi abbiamo, allora innanzitutto ho conosciuto il professore anche appunto, vedi, grazie al web. Io vedevo questi video di questo personaggio, insomma, che è molto estroso, molto diretto, soprattutto anche come terminologia, come modo di fare. Mi è piaciuto molto da subito e nel momento in cui ho capito che poteva andare d'accordo con me, ho detto no, io devo andare a trovarlo. Lo andai a trovare circa marzo-aprile. E lì è nata subito la collaborazione perché io ho detto: guarda, professore, io sono un cantante, non so se ci conosciamo, insomma, mi sono presentato all'epoca con gli iWolf, e quindi abbiamo all'inizio era iWolf contro il professore, come ironicamente, e abbiamo messo su questo teatrino, fra virgolette, perché lui ha sempre detto che il suo bar è un po' come un teatro. Allora da lì mi è scattata l'idea perché noi abbiamo chiacchierato molto. Ho detto perché non fare proprio un programma prendendo spunto un po' da quello che c'è Ti stato nel interrompo un attimo, passato. tra l'altro è un Sì. video che sui social crea un po' di scalpore perché non tutti avevano capito quello che realmente era accaduto in quel video, c'era chi pensava che fosse, non fosse una messa in scena, tra virgolette, ma che veramente il professore vi avesse No, era attaccati. una candid in realtà, era una candid perché appunto si sa che lui è un personaggio molto estroso e quindi abbiamo deciso di fare questo scherzo. Ho detto guarda, secondo me non lo capiranno subito. Infatti ci sono persone che davvero hanno pensato che lui avesse lanciato le tazzine contro di noi, ci avesse cacciati dal bar, ma in realtà era appunto uno scherzo per creare appunto quell'alone di mistero che poi ci Certo. serviva a lanciare il programma di dopo. Diciamo che è stata una trovata mediatica, ecco. E noi abbiamo Beh, preso riuscita. spunto, per fortuna, anche se qualcuno aveva capito, ha detto, ma secondo me sono solo tre bravi attori e basta, però insomma ci siamo divertiti e poi prendiamo spunto naturalmente da Renzo Arbore, nel senso lui, se ci fate caso, in ogni puntata cambia questo personaggio, voci Certo. fuori campo. Prendiamo un po' spunto da quei programmi che erano indietro tutta, cioè Vengo dopo il TG e tutte queste cose qui, che ovviamente siamo entrambi, sia io sia il professore, fan di Renzo Arbore, quindi abbiamo voluto fare una specie di varietà sul web, racchiuso in quei 30 minuti poi. Una componente critica che a Foggia mi pare di capire sia molto presente spesso e che ha caratterizzato anche parte della tua carriera musicale, ma io ti chiedo un'altra cosa che secondo me è fondamentale. Quanto è facile barra difficile, questo me lo dirai tu, fare musica in un posto come Foggia? Quali sono le opportunità che questa città dà, se ne dà abbastanza, per un artista che vuole provare ad emergere? Guarda, sicuramente non ci sono molte opportunità, nel senso non posso dire che è totalmente a zero perché comunque si organizzano tante cose, basta andarle a scovare. Infatti io ho fatto parte di una factory di artisti che era la Cupola Produzioni fino a un anno fa. Poi mi sono staccato ovviamente perché appunto ho voluto cercare altre strade, ho voluto reinventarmi da solo, però comunque ci sono delle opportunità per fare musica più che di mestiere perché oggi è molto difficile, però coltivare bene le proprie passioni e fare professionalmente quello che si fa. Poi naturalmente è normale che noi siamo amanti dei forestieri, ma penso in ogni ambito, non solo nell'ambito musicale, cioè di solito arriva qualcuno da un'altra città, magari molto meno. Scusate, molto meno bravo di quelli che ci sono a Foggia, mi tiro fuori io naturalmente, però dico in generale in ogni ambito, eppure spesso si predilige chi viene da fuori. È sempre difficile fare il profeta in patria, insomma, lo sappiamo. Tra l'altro, è una cosa che succede anche nel Foggia Calcio. Ora, io so che tu sei un grande Sì, tifoso del Foggia. assolutamente sì. Qual è il tuo rapporto? Non parliamo di quello che succederà nel breve, perché non sappiamo cosa accadrà, però qual è il tuo rapporto con il Foggia? Ah, il mio rapporto sicuramente lo seguo, cioè l'ho seguito dalla Serie D, cioè da quando insomma ci fu il famoso crash finanziario e siamo scesi giù da lì, insomma, poi avevo mio padre che essendo molto tifoso mi ha sempre portato allo stadio, mi ha sempre fatto legare alla maglia della mia città e questo legame poi mi è rimasto e secondo me si deve sostenere nel bene e nel male, anzi soprattutto quando le cose si fanno difficili è lì che poi si vede il vero tifoso da quello che invece vuole salire solo sul carro dei vincitori. Ti faccio un nome di un componente della cucina quasi sempre presente, ma non parliamo di cucina, non stiamo cambiando argomento. Se io ti dicessi frullatore, cosa ti viene in mente? Ah, sicuramente, vabbè, mi lanci l'assist per il secondo format che sto portando avanti già da un paio di mesi e direi che sta avendo un riscontro, è nato un po' per gioco.
perché ovviamente io giro sempre il web, guardo sempre molte robe su YouTube, cioè, e vedo che quello che funziona di più, o meglio il web, viene sempre messo, cioè tu più mostri il peggio di te e più prendi visualizzazioni. Allora ho detto, secondo me si deve un tantino tagliare questa cosa. Allora ho creato questo specie di salotto virtuale dove io interagisco con i miei follower con un argomento a settimana, quindi si parla di vari argomenti, poi non necessariamente tra l'altro una delle ultime, se non mi sbaglio, hai parlato proprio del Foggia Calcio, ricordo non bene, non come tematica principale, ma si parlava dello scrivere i commenti, perché io ho riportato una frase di Umberto Eco che diceva che l'opinione senza una base di conoscenza non è un'opinione ma è una fesseria, insomma. Quindi si è parlato di quello riguardante anche, ho fatto esempi sul Foggia Calcio, perché tutti diventano allenatori, no ma perché ha messo quello, no ma se ne deve andare, no ma era meglio quella. Allora io ho detto, raga, tante volte mi è capitato, cioè secondo me se non avete una base di conoscenza di quello di cui state parlando, lì non si può più parlare di è un'opinione o è gusto, lì poi si parla proprio di cose tecniche, nel senso, già nella musica, quando c'è Sanremo, per esempio, tutti i talent, come è capitato anche a me, una cosa è dire questo mi piace, questo non mi piace, fin lì. Ma nel momento in cui tu entri nel tecnico, cioè no, ma questa canzone è scritta male, lì mi viene spontaneo da dirti quante canzoni hai scritto, cioè nel certo. Senso, infatti stavo leggendo un libro che ho citato anche nel frullatore, ora non ricordo l'autore, comunque un imprenditore italiano che diceva: se tu giochi a tennis e Roger Federer ti viene a dire guarda che stai tirando male il rovescio, forse lo dovresti ascoltare. Se te lo viene a dire uno del pubblico che viene lì, ti fischia e dice fai schifo, cioè non so fino a che punto va, possa essere veritiero. Quindi alla fine il consiglio va sempre preso con le pinze, cioè da chi proviene questo consiglio, questa critica. Purché finisca bene, un testo importante, un testo ricercato, infatti io dico che è una canzone che va ascoltata e riascoltata per capire quello che è il tuo vero messaggio, cioè quello di volerti presentare come te stesso al pubblico, facendo anche capire magari qualche tortuosità che hai vissuto nella tua vita, con molti riferimenti. Lascio scegliere te quello che magari preferisci tra quelli che hai lanciato nel testo. Allora, io sì, ho scritto Purché finisca bene, che all'inizio, devo dire la verità, non era una canzone, era una lettera che io ho scritto al mondo, perché diciamo il 2017 non è stato proprio il mio anno fortunato e quindi un giorno mi sono trovato... Sta finendo, per fortuna. Meno male. Comunque ho scritto questa lettera così, nel senso, perché ho detto adesso voglio scrivere una lettera al mondo, in uno dei pomeriggi neri, insomma, mi sono messo a casa, poi ho scritto talmente tante parole che ho detto però... Cioè, rappandola magari, perché il rap permette di dire più cose, comunque in molto meno tempo, to perché non farla diventare una canzone? E quindi poi ci ho trovato questo slogan, che inizialmente non era nella lettera, che era Purché finisca bene, che è il vero messaggio, cioè nel senso, ok, possiamo passare di tutto di più, i momenti bui ce li abbiamo tutti, però tutte le esperienze ci stanno, cioè vanno vissute, però purché finisca bene, purché vada a finire nel modo giusto. E allora, purché finisca bene, veramente te lo auguro di cuore, lo sai, noi, l'hai detto tu all'inizio di questa intervista, ci conosciamo da una vita e non posso che augurarti il meglio. Io ringrazio anche il Foggia Village Conart che ci ha ospitato in questa sala per questa intervista, e vi lascio al video di Purché finisca bene. Grazie Michele. Oh, ciao, grazie Armando, grazie. Ciao, questo sono io e sono uno come te. Cercherò di essere sintetico, non sono un rapper ma ho scelto il rap. Già, ho troppe parole inespresse, sono logorroico. Ripetitivo come i giudizi superficiali che sputano addosso. Vivo e convivo con questa rabbia zen che mi fa essere duro, maledetto e fragile come un bohemien. Volevo uccidermi due volte, forse tre. Perché? Non lo so, lo sa soltanto Dio. Ciao zio. Mi hanno detto sei stravagante, vivi di sarcasmo, fai battute grezze, ora vuoi anche fare quello commovente? Voglio il mio diritto di piangere, di amare, di esprimermi come mi pare. Triangolo, scaleno, tre lati di me, tripolare.
nuota malapena in un oceano, tutt'altro che pacifico. Questa è una cazzo di guerra e quello che dicono lo rettifico. Sono lo sfigato della scuola, noioso da guardare. Ho due biglietti per lo show e nessuno con cui andare. Sveglio nella notte perché il giorno fa troppo rumore. Corro e sbaglio sempre deviazione. Prenderemo a quello che non basta mai. Ci sarò purché finisca bene. Ho un rapporto strano con le donne, frenzonato tante volte, sfortunato anche nel gioco. E tu? Non hai idea di come mi hai cambiato. Il bambino insicuro che hai creato, scaricarmi è stato il tuo dall'oppi amaro. Ma ti capisco, anche impazzirei con tutti i difetti miei. A modo tuo so che ci sei, paura del tempo che passa, Dorian Gray. Ma che ritratto, ne ho fatto un dramma. Ma l'altra sera in macchina ho baciato il tuo ologramma. Invece per te ero speciale tra tanti, così dicevi, mentre di me parlavi con altri. Ma con altri non solo parlavi, ti avevo comprato un regalo che poi ho tenuto per me. Sono l'eterno Peter Pan, senza futuro da offrire, vai da lui, è più sicuro. Bunker, le mie ferite hanno attirato gli squali. Prendo il mio sangue, lo trasformo in inchiostro, chiudo tutto in un nastro come Anna Baker. Ballare un lento con la mia lei, vorrei, non so ballare, quindi imparerei come Bradley Cooper nel lato positivo. Ma io una Jennifer Lawrence ancora non ce l'ho, aspetterò. Sveglio nella notte perché il giorno fa troppo rumore. Corro e sbaglio sempre deviazione. Prenderemo a quello che non basta mai. Ci sarò purché finisca bene. Deve cambiare il modo in cui ci trattiamo e ci vogliamo bene. Deve finire bene, come diceva John. Imagine all the people, tornare a casa e riabbracciare una figlia che non c'è. O forse sì, e le abbiamo bisogno di un segno, qualcuno che chiami quando lo schermo del cellulare per ore rimane spento. Nessuna metafora da interpretare, nessun messaggio nascosto. Non so dove buttare i miei complessi e queste righe giusto a posto. Spengo la luce ma non dormo. Sveglio nella notte perché il giorno fa troppo rumore. Corro e sbaglio sempre deviazione. Prenderemo a quello che non basta mai. Ci sarò purché finisca bene. Ho scritto questa lettera disteso a terra. Non fa niente. Ora so, ora sai chi sono veramente.